Benvenuto, benvenuto al Mentor Live Show, io sono Fabio Gallerani e in questo episodio sono con Ilenia Sala, una nostra professionista nel mondo del turismo. Esatto, giusto sì, Ilenia? Sì, raccontaci esatto. Un po' di cosa ti occupi e come mai sei qui in questo show, qual è il problema che vogliamo risolvere. Ok, io sono una guida turistica e accompagnatrice abilitata su Firenze e la Toscana, quindi lavoro principalmente in queste zone. E quello che mi serviva è trovare il modo di promuovermi meglio sul web. Io lavoro già con tante agenzie, sono freelance, libera professionista, e lavoro con varie agenzie. Quello che voglio è riuscire ad aumentare diciamo, i miei guadagni diminuendo il lavoro, cioè tour meno stressanti, certo. Magari, ecco, per essere chiari, e anche riuscire a guadagnare direttamente, cioè riuscire a mettere la mia professionalità sul web e guadagnare anche direttamente dal web. Quindi un sito dove posso propormi come guida turistica quando arrivi a Firenze, ma anche dove magari il cliente possa trovare dei prodotti da comprare direttamente dal mio sito. Ecco. Esatto, diventare quindi l'autorità nel tuo settore per Firenze, anche perché tu, correggimi se sbaglio, ti rivolgi a un pubblico americano che sognano di venire in Toscana. E quindi vuoi essere il punto di riferimento per questa persona. Abbiamo lavorato al tuo sito Your Firenze, che è un progetto appunto per posizionarti come autorità. E in questo momento qual è la tua sfida che a livello professionale che puoi risolvere? Quello proprio che vorrei, visto che sono contenta, io ho già fatto il mentor l'anno scorso e dopo il mentor devo dire che la stagione è appena passata. Sono già riuscita ad aumentare i miei guadagni lavorando meglio. Di, di quanto? 30%? 20%. Un 25%, sì, che sono contenta perché sono molto contenta perché ho lavorato proprio meglio, meno stress, tour più belli, con clientela più bella, nel senso tour meno stressanti, diciamo sì, che in un giorno vedo una tappa o due, non che in un giorno vedo tutta la Toscana, che è un massacro. Esatto. E la mia sfida per la prossima stagione è riuscire anche a aumentare un po' in questo, quindi già lavoro con l'agenzia con cui mi trovo bene e più che guadagno il giusto, diciamo, però magari aumentare ancora perché bisogna sempre cercare di migliorarsi. E la sfida grossa è quella di riuscire proprio a guadagnare anche col sito, cioè di mettere dei prodotti sul mio sito in modo che il cliente possa già acquistare dal mio sito. Quindi ci sono cose su cui sto lavorando, però l'idea è quella di guadagnare direttamente dal sito. Ok, quindi cosa posso fare per te in questi prossimi minuti? Ecco, suggerirmi magari come portare queste cose bene, cioè premesso che okay, Facebook, le ads e tutto, però anche magari a livello organico puntare più sulla pagina Facebook, su fare dei video, per avere un canale preciso, perché il mio problema è che delle volte tendo a cercare di far tutto e poi alla fine non faccio niente. Andiamo a vedere quindi la strategia. Allora, la tua piattaforma è YouTube, okay? Ok? Su Facebook fai le campagne pubblicitarie e fine, perché Facebook se metti la roba organica non la vede nessuno, perché Facebook vuole che paghi. YouTube è diverso. YouTube è organico, cioè tu sei libero di guardare quello che vuoi se lo trovi. Chiaramente YouTube ti permette di promuoverti, ma funziona meglio a livello organico. È come Google, se tu sei costante e riesci a posizionare un sito senza pagare, in 6 anni lo fai autorevole, Google ti mette in prima pagina. Okay. YouTube è uguale, solo che ci metti la faccia. Quindi, visto che il tuo posizionamento lo possiamo svelare perché ci abbiamo lavorato in privato, eccetera, sei l'autorità, sei una guida turistica autentica. Sì. Sei una persona che ha scelto Firenze perché secondo te è la città più magica d'Italia. Sì, sì, io ho viaggiato anche fuori dall'Italia tanto e arrivato a Firenze e ho detto qua mi ci fermo. A differenza delle altre guide turistiche, Ilenia non è di Firenze. No. Quindi non è una persona che ha vissuto sempre la routine e quindi non apprezza la magia. Ad esempio, io sono di Ferrara, c'è un castello bellissimo al centro, passo in bicicletta e lo ignoro. Una persona dice, ma scusa, ignori un castello che sembra un film? Sì, perché ci ho vissuto da 30 anni, quindi se faccio la guida turistica e ho sempre vissuto nello stesso posto, non vedo cose, non percepisco più emozioni. Quindi tu hai questo vantaggio. Questa la devi raccontare, quindi primo video, la tua storia. Questi sono video professionali, è un format professionale, vuol dire che devi avere un videomaker che te lo fa, questo è il primo investimento che devi fare. Videomaker ti può chiedere 100-150 euro un video, però quel video ti genera tanti soldi. Sì, sì. La tua storia è chiaramente in inglese, tu ti rivolgi al pubblico americano. Sì. La tua missione, che è quella di far vivere il sogno italiano agli americani, ok? Ciao, sono Ilenia Sala e la mia missione è quella di farti vivere
il vero sogno italiano. Lavoro su Firenze perché secondo me è la città che sviluppa meglio il concetto di sogno all'italiana e molti turisti riconoscono anche la Toscana come la regione più bella e vivibile d'Italia, infatti decidono di trasferirsi qua. Magari ci hai pensato anche tu che vieni in vacanza in Italia, ma so che nel profondo vuoi capire se un giorno potrai vivere qui. Okay, per raccontargli una storia. La mia missione è esattamente rispettare le tue aspettative, farti vivere un sogno, esattamente come io vado a Disney World e voglio vivere il sogno. Io ho lavorato a Disney World e noi eravamo formati per far vivere il sogno alle persone. Loro erano lì per vivere un'esperienza. Quindi tu assicuri che la garanzia che tu dai è che loro vivono quello che si aspettano. Quindi puoi fare tu il prezzo. Per lavorare con Ilenia Satu puoi lavorare con le agenzie, va bene. Però se mi fai i tour e riesci ad attrarre contatti e diventi forte a chiuderli, decidi te con chi lavorare. Chiaramente non sei ultra i ticket, non è che li fai girare in limousine, cioè sei una persona terra terra che ti fa vivere la vera italianità, no? Sì. Però questo non vuol dire che deve essere economico. Quindi il tuo posizionamento viene da come tu comunichi. Questi video sono professionali perché la tua missione, la tua storia, la tua attività, cioè cosa fai, la tua attività, cosa ti rende diversa dagli altri? Lì puoi avere anche un altro video promo dove tu giri per Firenze e fai una battuta ogni tanto. Cioè devi far vedere la tua autenticità, perché se io mi aspetto Ilenia Sala come la guida autentica che mi fa vivere il sogno italiano, devo vederti in azione. Devi starmi simpatico, se non mi stai simpatica e non ti apprezzo non ti pago. Gli altri contenuti che tu puoi fare su YouTube sono contenuti come questo che stiamo facendo, in cui lo stesso videomaker che ti fa il video gli dici: guarda, mi puoi insegnare con la macchina fotografica a spingere play e a registrare video? Ok. E tu ti metti in un angolo di casa tua e crea una rubrica su Firenze. Hi, this is Ilenia Sala, questa è, sono Ilenia Sala e oggi ti voglio parlare della gastronomia. Ok. Così vai ad attaccare i vari angoli e vai a posizionarti con le parole chiave che cercano gli americani. Okay. Gli altri video basta, e quello che ti consiglio è avere un microfono a clip, non gli auricolari, e puoi fare dei video orizzontali mentre giri per Firenze. Ok. Ma questi sono video che non servono in realtà, perché a te serve roba professionale, se vuoi farti selezionare come la persona che mi garantisce che la mia vacanza sarà un sogno. Ok. Ma non un sogno nel senso che vado in un hotel 5 stelle di lusso. Un sogno nel senso che un'esperienza vera. Un'esperienza. E ricordati cosa ho detto prima, abbiamo fatto un workshop. Chi ha i soldi compra emozioni. Non compra prodotti, non compra la guida, le informazioni. Cioè, posso mettere un video su YouTube, mi metto l'auricolare e c'ho la guida di Firenze. Poi il discorso del tuo audioguide è un altro business. Però qui stiamo posizionando la professionista di Lensa. L'unica pecca che io vedo qui è che devi risolvere al più presto, ed è la ragione per cui mi sono specializzato in questo, è devi diventare fortissima a prendere i contatti che ti arrivano dal tuo sito e chiuderli ai tuoi termini. Perché ok che possono comprarsi il tour nel sito, ma possono anche contattare te per un tour customizzato. Sì. A quel punto tu devi avere delle capacità di chiusura della transazione, che io insegno a chi è in authority, che è il mio percorso per trasformarti in un'autorità. Tu sei già un'autorità. Però puoi lavorare meno e guadagnare di più. Sì. E questo implica il fatto che tu devi fare servizi specializzati che le persone percepiscono per loro, che li hai creati per loro. E questo è una capacità. L'unica capacità che ti manca è quella. Quella, secondo me, di convertire ai ticket. Cioè l'americano ti chiama e guarda, Ilenia, vogliamo stare con te tutto il giorno per una settimana. E tu devi essere capace con le domande giuste di andare a capire cosa si stanno giocando in quella vacanza. Perché se tu ne capisci questo, il prezzo è relativo. Loro vogliono pagare. E rischi anche di farti pagare 10.000 euro a settimana. Io lavoravo a Disney, c'erano le guide a Epcot Center. Giravano con le star, Justin Bieber, ma anche gente normale, professionisti, imprenditori che volevano la guida personalizzata. E questi pagavano 10.000 euro al giorno.
a Disney, a Firenze, questi impazziscono. Sì, sì, sì. Solo che secondo me, e correggimi se sbaglio, non c'è un servizio customizzato per gente che vuole vivere, almeno non viene comunicato in modo giusto. No, quello secondo me no, perché c'è tante agenzie, diciamo, per la massa. Quindi, esatto, quindi tu puoi mantenere la tua sicurezza con le agenzie che ti mandano il lavoro, ma come attività professionale tua, cerca di andare laser target con l'americano, magari in pensione, che vuole darti un sacco di soldi perché con sua moglie sono 50 anni che vuole andare a Florence. No, e chi meglio di te può guidare? Sì. Chiaramente questo è il piano. E come ti sembra? Ottimo, sì. Cosa pensi che ti stia separando di implementare il piano e dove sei adesso? Allora, mi manca mettermi a fare i video, cioè creare questi contenuti. Questo lo devi delegare. Ora, sì. Se no impazzisci. No, infatti allora, vabbè, il telefono ce l'ho, già un po' di video li ho fatti, ora sul suggerimento di Davide ho comprato il microfonino, perché esatto. Quindi piccolo, in fare orizzontale, perché facevo tutte le foto storte, lui mi ha già dato delle dritte, quindi già Davide, che è del vostro team, mi ha già dato delle dritte ottime. Devo creare i contenuti, visto che la mia stagione parte a fine marzo, io voglio sfruttare il prossimo adesso. Mese e mezzo, esatto, per creare più contenuti possibili. Poi i prossimi, magari mentre sono in tour, in giro per il Chianti, però ora creare abbastanza contenuti da cominciare a riempire un po' di più, appunto, sì. Come mi hai detto, YouTube. Però farti 10 video professionali, sì, con un videomaker, magari metti 1000 euro, 1500 come budget, okay. 150 euro a video. Fatti fare questi video, sono fondamentali per essere promossi. Tu non puoi promuovere un video in cui l'hai fatto tu che tremi, ok? No, una cosa ti posso chiedere, questi video invece che mi hai detto, quelli da fare a casa, questi ti fai fare informativi, un dici, sì, video informativi, posso fare da casa, non è importante, sì, che io sia in giro. No, però te li fai fare sempre da un videomaker, oppure gli dici, guarda, mi insegni col telefono, okay, perché i telefoni di adesso, se sono moderni, possono fare gran video, quindi. Ok. Esattamente, Ilenia, prima di iniziare questo show, come ti sentivi? Cioè, qual era il dubbio che abbiamo risolto? È proprio questo qua, su quale canale, perché io ho il canale, c'ho Facebook, la pagina, c'ho Instagram, e c'ho YouTube, e una volta pubblico qua, una volta, poi devo pubblicare anche sul profilo, sì, no, non lo so, e cioè, esatto, diventa che è tanta roba, invece probabilmente bisogna, a seconda dell'attività, specializzarsi. Tu devi creare contenuti, ecco, più avanti tutta la pubblicazione la deleghi a un social media manager, ok? Ok. Per adesso crea contenuti, focalizzati sulla qualità e cerca di fatturare il più possibile. Yes, grazie. Io sono Fabio Allerani, questo è Mentor Live Show, iscriviti al canale, attiva le notifiche e riceverai contenuti su mentalità imprenditoriale vincente, come creare una strategia che ti permette, come Ilenia, di portare la tua carriera e il tuo business al livello successivo e di conseguenza come aumentare il fatturato e fare più risultati. Ciao!